Un altro piccolo trucco per quando avete problemi con Elementor. Ad esempio, ho questo problema qua di questa sezione che a quanto pare non è centrata, mentre questa è bella bella centrata, questa è ok, anche questa non è centrata, questa è centrata, questa non è centrata, però in particolar modo questa non è centrata. Quindi andiamo nel nostro RAW, andiamo a vedere in Advance, è tutto ok, andiamo a vedere in Width, è tutto, ah, Stretch Section, ecco, era Stretch Section, no, vi stavo dicendo, quando avete problemi non state lì a perdere tempo a cercare la soluzione, a volte è molto più veloce rifarla. Io stavo per rifarla perché avevo visto che questa sezione qua era giusta, quindi avrei preso, ad esempio, questo container trascinato giù, anzi a volte non riesce a trascinare, allora un altro trucco è copiarlo e incollarlo. Quindi la mia idea era, adesso vi faccio vedere io, aspetta che qua ci sia un doppio container, possiamo trascinarlo qua adesso. Poi vabbè, qua ci sono degli spazi, bisogna regolare. Togliamo questo qua. Ok, questo c'è un altro container, un 90, 90, facciamo un 60. Quindi teoricamente vi stavo dicendo copiatelo, però vabbè, ho capito, c'era solo questa impostazione del stretch che poi tra l'altro, togliendo e non togliendo, alla fine viene uguale. Forse era come, siccome abbiamo precedentemente cambiato la grandezza del sito, la larghezza del sito, e allora si era come incasinato, è bastato solo andare a cliccare. Allora lasciamolo disattivato e facciamo la stessa cosa qua, vediamo se qui, questo qua, andiamo qua nello stretch, ah, ecco giusto, ok, va bene. Pubblichiamo, vediamo se funziona. Refresh, funziona, aspetta. Ok, qui non aveva finto di caricare. Qui ha fatto, ritorniamo un attimo perché questo non mi sembra che l'abbia fatto. Allora, allarghiamo, togliamo questa struttura. Ah no, allora, seleziona, vai su stretch e pubblica. Questo anche questo bisogna fare. A quanto pare. Ah, qua c'è una dimensione di 1000. Togliamo questa. 1600. Oppure. In percentuale 100%. Aspetta, che c'è qualcosa. Avendo modificato il sito, ha incasinato un po' le cose. Full screen. Flexbox. C'è un gap, ci possiamo mettere. Ah, beh, il gap è lo spazio tra un logo e l'altro. Però possiamo utilizzare questo space between. Ok, space between meglio. Ok, questo non ci interessa. Questo è ok. Questo abbiamo già aggiustato nel video precedente. Va bene, adesso pubblichiamolo. Fresh. Ok, adesso bello. Adesso è molto molto bello. Ok, ciao.